Ciao raga, allora oggi sono qui sul letto di mio fratello perché sono felice. E sono felice perché dopo 20 anni che vivo qua ho finalmente conosciuto anche i miei genitori perché sono uscito dalla mia camera. No, in realtà non sono felice per quello, per un altro motivo che adesso vi vado a raccontare. Beh, se non sono felice per aver conosciuto i miei genitori dopo 20 anni che abito qua, per quale motivo dovrei essere felice? Beh, è molto semplice, perché da come potete leggere dal titolo, ho finalmente costruito il mio ufficio. Sì, ragazzi, dopo 4 anni è finalmente arrivata la roba per poter fare il mio ufficio. E questa cosa è una cosa pazzesca, veramente ragazzi, veramente pazzesca, perché era una vita che volevo farlo. E non sto scherzando, per chi di voi mi dovesse seguire anche sull'altro canale o su Twitch sa che era veramente tantissimo tempo che non vedevo l'ora di rifarlo, ma purtroppo non avevo mai avuto l'idea giusta e neanche i soldi. I soldi ovviamente sono arrivati grazie a YouTube, alla monetizzazione di YouTube. No, no, non di questo canale, di quell'altro. Sì. Grazie a YouTube. No, in realtà sono arrivati grazie al fatto che ho risparmiato per 15 anni e dal mio lavoro, quello fuori da YouTube. Perché quello da YouTube non è un lavoro. Potresti pagarmi YouTube, ma non in questo canale, in quello di gaming. Cioè, se ti andasse. Comunque, stavo anche dicendo che non avevo mai avuto effettivamente l'idea per il posto. Ed effettivamente non l'ho mai avuta, per il semplice fatto che quella è una postazione veramente strana. Infatti, per chi di voi non lo sapesse, il mio ufficio, ovvero dove ho il computer, è un sottotetto brutto, orribile, pieno di muffa, poco accogliente, d'inverno freddissimo ed estate caldissimo e con poco spazio. E di conseguenza effettivamente non sapevo cosa costruire, come costruirlo, dove metterlo e nulla. Fino a che ho preso il mio bellissimo Paint e ho disegnato la mia camera ideale. Eccola, questa è il mio ufficio ideale, ovvero una scrivania con un mobile, e questa qua sarebbe tipo la scarpiera, una scrivania molto lunga con due Alex, i due monitor, il computer, e dall'altra parte invece sarebbe più o meno così. Esattamente, sarebbe tipo la stufa e con la libreria e una lavagna per puntare cose. Infatti c'è anche scritto lavagna per puntare cose. E ho detto wow, devo assolutamente farla, ma non sapevo dove prendere i mobili e come fare soprattutto i mobili. Di conseguenza per questo motivo sono andato all'IKEA, però mi sono dimenticato di portare la videocamera e quindi non ho registrato. Ho fatto qualche storia su Instagram, però seguitemi, link in descrizione, e avrete anche voi le storie. Arrivato a casa, stava diluviando fuori, ho detto ok, allora dato che non posso uscire ed è sabato pomeriggio, cosa faccio? Mi metto a montare i mobili. Ho avviato il video e mi sono reso conto di non saper montare i mobili e che ci avrei messo probabilmente molte ore, come alla fine così è stato. Dettaglio irrilevante, ho iniziato a montare i mobili alle 5 del pomeriggio, ho finito alle 10 di sera. Comunque, una volta montati tutti quanti i mobili e riempiti con tutte le cose che dovevo riempire, ecco voi, questa è il mio ufficio ideale. Ok, probabilmente la visuale tremerà tantissimo. Questa è come si presenta nell'insieme. Scrivania con i due monitor, il computer, il microfono e uno spazio vuoto. E questo mobile qua. Mobile dove tengo tutti i libri. Il drone, cosa veramente molto importante, è il drone, che è bellissimo, raga. Quanto è bello il mio DJI Spark. La PlayStation e il Nintendo e NAS si chiamava? No, non me lo ricordo più, vabbè, questo. E la stampante, che in realtà è da buttare via. Devi andartene da lì, devi sparire. Voglio quel mobiletto libero per metterci sopra qualcosa, non te, per favore, vattene. E niente, in realtà questo qua è tutto. È molto piccolina, però raga è fantastica. Lì ho il microfono con il quale registro i podcast, link in descrizione per ascoltarli, è un Blue Yeti edizione blu, molto easy. I monitor e in realtà quello spazio vuoto là è dove volevo metterci la stampante, ma ho capito che effettivamente non è così utile la stampante e di conseguenza non la voglio più. Ok, beh, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la mia nuova postazione vi piaccia. Se fosse così vi invito a lasciare un like qua sotto e un commento dicendomi voi cosa avreste cambiato, cosa avreste aggiunto e tutto quanto. Ditemi ogni cosa possibile e immaginabile riguardo la mia nuova postazione. E se invece vi dovesse già piacere così, beh, vi invito a dirmelo. Detto questo, raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!